Onorevole Luciana De Francesco, siamo qua a Soveria Mannelli per il convegno Estetica e Oncologia, dove illustrerà il suo disegno di legge. Ebbene sì, sono ben lieta di partecipare questa sera a questo incontro promosso dalla FIDAPA e dedicato appunto all'estetica oncologica. Un incontro importante che sicuramente farà emergere l'importanza che riveste l'estetica oncologica, ma che soprattutto mette al centro la persona. Affrontare le terapie oncologiche ha un impatto psicologico significativo e delle ripercussioni sia sull'aspetto esteriore ma anche sull'autostima. Degli effetti collaterali delle terapie farmacologiche si manifestano durante le terapie farmacologiche è la perdita dei capelli. E noi in Consiglio regionale abbiamo approvato un'iniziativa legislativa di cui sono prima firmataria e promotrice, dedicata appunto ai pazienti oncologici con alopecia. Una legge che rende la Calabria una regione più attenta ai bisogni psicofisici dei suoi cittadini. E credo si tratti di un intervento normativo che rappresenta una bella opportunità volta ad incidere sulla qualità della vita dei pazienti calabresi. La perdita dei capelli, quale effetto collaterale della chemioterapia, comporta un costo spesso oneroso e non sempre sostenibile dalla persona interessata per l'acquisto della parrucca. E noi con questa legge vogliamo dare la possibilità ai cittadini calabresi che ne fanno richiesta di usufruire dei contributi economici per l'acquisto della parrucca durante il trattamento chemioterapico. Inoltre questo disegno di legge prevede anche la creazione della Banca Regionale del Capello, un organo al quale ciascun cittadino in modo del tutto volontario può donare periodicamente i propri capelli, che saranno destinati alla realizzazione della parrucca nel corso ovviamente dare la possibilità a chi ne ha bisogno di farne richiesta ed utilizzare la protesi tricologica. Per la Regione Calabria l'inclusione e la qualità della vita dei pazienti oncologici restano e sono e saranno sempre una priorità.